partire da colei che è il motore vero di questo grande centro e Deus ex machina di questa manifestazione. Lei è un'altissima professionista del settore con un curriculum a dir poco eccezionale. Potrei raccontarvi un sacco di cose, ma facciamo sera, la gara deve dare inizio, quindi vi dico solo che dal 1985 al 2004 approfondisce conoscenze seguendo aggiornamenti in vari settori, dal cardiopolmonare per il pronto soccorso alla traumatologia degli arti e ancora corso base life support, percorso scientifico su bendaggio funzionale, incontro scientifico sul training aritmologico, stage sul paziente colostomizzato, sul carcinoma mammario, eccetera eccetera. Lei è un'infermiera professionale nelle procedure diagnostico-terapeutiche e cardiologiche, insomma competenze che la contraddistinguono da molti. È una donna tenace, di grande energia, pluridecorata nelle categorie di bodybuilding in Europa, insegnante di fitness, Pilates Total Body Step, allenatore di pesistica e di cultura fisica, da quest'anno delegato regionale Ligure per la federazione WFF Napa Italia, giudice della stessa federazione. Non posso chiamarla sul palco perché si sta preparando alla gara, però vorrei dedicarle un calorosissimo applauso, Loredana De Francisci. Se lo facciamo più forte lo sente ancora di più, dai. Bravi. Insieme a me ad aiutarmi in questa manifestazione, in questa kermesse, vorrei invitare sul palco il presidente Giuseppe Di Santo. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, innanzitutto ringrazio Sesti Levanti per aver ospitato questa manifestazione, ringrazio Loredana che è quella che ci ha portato qui a Sesti Levanti. Sembra che l'inizio sia stato molto chiaro della nostra presentatrice, sicché io mi limito a parlare di quello che è la NABBA e la WFF. La NABBA è una delle federazioni, cioè direi la federazione più vecchia al mondo, nasce negli anni 50, sicché insomma sono 63 anni che esiste la NABBA. La WFF è quella che è venuta dopo, la figlia diciamo così della NABBA, che è l'altezza peso iniziale che poi si è trasformato con parametri diversi di categorie che adesso io vi dirò. Le categorie sono un po' particolari, non vengono divise in base all'altezza e al peso, nel senso uno deve essere alto 1,80 e deve pesare per forza 82 kg o 80 kg. Le categorie vengono divise in base al loro volume muscolare. Poi la votazione viene data in base a altri parametri, simmetrie, tiraggio e tutto il resto, preparazione che c'ha l'atleta, però le categorie vengono divise in questo modo. Si parte sempre da categorie come New Yorkers, fitness, performance e athletic. Nello stesso tempo queste categorie vengono divise in due, sotto i 35 anni e sopra i 35 anni. Cioè i fitness diventano sdoppiati sopra e sotto 35 anni, i performance uguale, l'atletico uguale. Ed è una formula che all'estero è andato parecchio, ma molto, molto. Ci sono addirittura delle gare che si parla con 300 atleti, 250 atleti, da me anche viste e fatte, che anch'io ho fatte. Abbiamo noi una giuria dove ha partecipato a tante gare internazionali, che vi presenterò. Cercheremo di essere abbastanza veloci e rapidi nelle votazioni, faremo dei confronti di questi atleti. Vorrei adesso chiamare i giudici sul palco, e ve ne chiamerò uno e ve li presenterò, per nome. Allora, la pluricampionessa Miss Universo Flora Conte. Buonasera.
Applauso, Miss Universo, attenzione, Miss Universo è una categoria femminile che è difficile vincere. Solo 3 donne in Italia hanno vinto, 60 anni, badate bene. Non è un titolo tanto facile a vincere. Non è che in Italia tanti hanno vinto il Miss Universo. Miss Universo che ha vinto la signora Conte qui è Miss Universo Overla, l'assoluto. Solo 3 donne l'hanno vinta. Solo 3 donne in 60 anni l'ha fatto. Maurizio Carboni. Elger Lanzoni, giudice nato in Brasile da qualche anno in Italia. Insieme al campione brasiliano Nabba Master Over 40, Marco Ponci. Annalisa Paoli. Andrea Romboni. Giancarlo Biagioni. Mister Universo Over 50. E abbiamo anche Gabriele Papini. Allora, questa è la giuria attuale della Nabba WFF. Sono tutti giudici qualificati, atleti di alto livello. Andrea Romboni ha vinto 7 volte il Miss Universo della WFF. Non voglio andare a parlare di Maurizio Carboni, che è l'unico campione delle due torri, una gara in Italia la più forte in assoluto. Perché sono tutti persone che hanno la loro esperienza e la loro cultura riguardo il bodybuilding. Bene, allora io direi di cominciare a questa grande spettacolo, questa grande gara. Noi siamo un po' amareggiati perché c'è stato un maltempo, era più bello l'anfiteatro un po' all'aperto, veniva una cosa più caratteristica. Comunque siamo contenti lo stesso di oggi di essere qua. E dal 2005 non si partiva con la Nabba, questo è il primo anno di tanti anni che verranno avanti, sicché siamo anche contenti di ripartire da Sesto Levante. Grazie a tutti e buono spettacolo stasera.